Nuova pubblicazione di Maurizio Teodoro, Democristiani a casa mia, questo è il titolo del libro edito da Solfanelli. Come nasce questa pubblicazione? In realtà si tratta di un saggio in cui parlo della democrazia con un'analisi abbastanza ampia, a cominciare da quella socratica, per poi arrivare con un salto di secoli alla democrazia americana e successivamente parlare della democrazia italiana che si è coniugata perfettamente con il cristianesimo, quindi da democrazia cristiana. In questo contesto mi permetto di parlare della mia esperienza di democristiano e col titolo Democristiani a casa mia. E la conclusione di questo lavoro è dove andrà la democrazia, visto che nell'ultimo secolo soprattutto vi è stato un grande sviluppo in questa direzione. Quali saranno le misure che la democrazia dovrà prendere per essere valida e per essere solida? Tra l'altro c'è stata una prefazione d'eccellenza. Sì, la prefazione di Peppino Quieti. Lui ha voluto curare questa presentazione, purtroppo non è più tra noi e quindi non ha potuto poi vedere la pubblicazione di questo lavoro. Un ringraziamento speciale a lui. Democristiani a casa mia è un documento prezioso per conoscere e ricordare il cammino di Pescara nei decenni che ne precedettero e ne videro l'espansione attuale. Leggere queste pagine aiuta a ricordare chi siamo stati, da dove proviene il nostro impegno politico, quali sono le nostre prospettive, con l'ottimismo della determinazione e della convinzione di essere sulla strada giusta. Ma certamente sì, la stessa letteratura in questo senso ce lo dice. La democrazia è il miglior sistema di governo che noi conosciamo, possiamo conoscere, che abbiamo sperimentato. Ora si tratta di capire quali sono le criticità che ci sono e con quale determinazione la democrazia potrà andare avanti sul palcoscenico mondiale.